Certo. Prego. Allora, la città di Lugano, 2 settimane fa o 10 giorni fa, è andata a prendere 120 milioni a 30 anni all'1,70%, ok? Quindi vuol dire, no? 120 vuol dire che 100 milioni, 1 milione e 7 di interesse all'anno, ok? Io penso che anche il cantone può fare queste manovre. Allora, questo pacchetto fiscale che i 40 milioni sono praticamente per i single, perché finora i single sono sempre stati tartassati nella ripartizione fiscale del Canton Ticino, e va anche però anche a toccare le società anonime, eccetera, eccetera, perché toccando le società anonime noi avremo anche la forza di andare, ah, Credito Svizzero, ma quanto paghi di tasse tu? Ah, paghi 2 milioni, no, tu Credito Svizzero, è tempo e ora che ne paghi 4 di milioni, no? Perché adesso non paghi più il 9%, paghi il 6% quasi come Azzugo, quindi bisogna anche fare un discorso terra terra con i grandi pagatori della finanza, che è Credito Svizzero, UBS e le varie banche che hanno le filiali della svizzera tedesca, ma se si trovano a dover pagare il 6% per le persone giuridiche cominceranno a pagare, e questa è la prima cosa. E invece sai cosa penso? Io penso che in un periodo dove i soldi costano poco bisogna avere il coraggio di fare debiti per gli investimenti, punto a capo. Questa parità di bilancio che siamo andati su a Medeglia col triciclo, non col triciclo, si può fare se abbiamo buttato via soldi, si può fare se è per buttare via soldi o perché abbiamo 12 o 15 lì allo studio dei dialetti, o così si può fare, perché di denaro italiano ne abbiamo tanti, ma noi dobbiamo avere il coraggio, se entriamo in crisi, di aver lì almeno un pacchetto da 500 milioni, perché non dobbiamo mettere in difficoltà un sacco di gente. Ricordati che a Lugano abbiamo 5.000 poveri, noi a Lugano abbiamo 5.000 poveri, 1.700 in assistenza e il resto in disoccupazione, e quelli che vanno a girare 5.000, ma sai cosa sono 5.000 certo, poveri? Ma poterli aiutare, se faccio il tuo Bellintola ti coprono la città. Ma se togli i mezzi allo Stato, quelle persone non le puoi più aiutare, è quello che stiamo... No, ma lo Stato, no, non è vero, ma lo Stato, allora, ripeto il concetto, quando lo Stato è in difficoltà e c'è una grossa crisi, bisogna stampare i soldi e fare il debito. Sì. E poi, se parliamo di debiti, scusate, finisco dopo mi taccio, se parliamo di debiti, ricordatevi che la nostra Banca Nazionale ha 427 miliardi di riserve, di cui più della metà in euro, fatti per tenere giù il franco a 1,20, eccetera, eccetera. Adesso, appena il franco svizzero va a 1,25, fuori quegli euro, e dentro i franchi, nell'economia della Svizzera, e penso anche che noi fra cantoni, confederazioni e comuni abbiamo il 35% di rapporto debito-PIL, quando l'Italia è al 120, il Giappone è al 220, gli americani, eccetera. Allora, noi siamo in una condizione fantastica. Noi qua non dovremmo soffrire di nulla, perché non dobbiamo tenere l'inflazione, e penso che abbiamo i dati per poter far proseguire questa nazione qui sempre abbastanza felice e tranquilla. Perché con 5.000 poveri a Lugano, prima o dopo vanno nelle piazze. Ma però, Giulia Bignasca, dando un'occhiata all'iniziativa, si vede innanzitutto che non è poi così sociale come sembra le dica, perché i coniugati iniziano a beneficiarne sopra gli 80.000 franchi. Ma quella... I single, dice, non è applicabile perché c'è una sentenza del Tribunale federale che non possono essere... ma se vota la gente, il Tribunale federale, me ne frega un cazzo, ma il Tribunale federale, la gente vota, dai. Il discorso che fanno è finito. Vedremo. È importante così. Entrare nel merito dell'iniziativa, perché questo Paolo Bernasconi, è sul quale abbiamo sentito gli esperti della SUPSI, abbiamo dato voti a tutti, compreso anche a lei, quindi sentiamo più voci per farci un'opinione. Giovanni Elmini, allora sul merito dell'iniziativa.